Eh, salve, fare ricerca eh, sull'Inquisizione significa occuparsi di un argomento che ha dietro un immaginario plurisecolare, un immaginario fatto di roghi, di leggende nere e di aspetti romanzeschi che hanno costituito anche l'origine del romanzo europeo. L'Inquisizione è un istituto, eh, un istituto religioso che nasce nel XIII secolo per impulso del papato, quando davanti al, al problema che per il papato era fondamentale della diffusione di una disobbedienza nell'ordine della religione, del dogma dettata dalla diffusione di eh, eretici, in particolare i catari e i valdesi, i papi ancora più debole di quanto poi saranno in età moderna, ha deciso di istituire una vera e propria polizia della fede. E anche prima dell'istituzione dell'Inquisizione esistevano polizie della fede, a occuparsi dell'eresia e delle superstizioni erano prevalentemente i vescovi nei tribunali vescovili, oppure il potere politico nei po nelle poche aree dell'Europa dove si conosceva già una qualche forma di stabilità politica, per esempio nelle città. L'istituzione invece dell'Inquisizione significò che il Papa come eh, sommo potere della Chiesa delegava dei magistrati per l'esattezza dei frati domenicani e francescani, gli ordini domenicano e francescano furono creati all'altezza all del XIII secolo, e sono gli ordini mendicanti, appunto. E il Papa delegava appunto, dei frati con il compito di cercare notizie della diffusione dell'eresia senza alcun tribunale stabile, dove esisteva appunto, la fama dell'esistenza degli eretici, la fama, una figura giuridica che permetteva l'apertura di un processo d'ufficio e non quindi un processo nato da una denuncia o da un'accusa da parte di individui danneggiati per qualcosa. Ecco, questi magistrati potevano a quel punto eh, indagare in un'area in un assegnata attraverso un documento pontificio e scovare l'esistenza di eretici, come più tardi di streghe o di, o, di, o, di altri, o di altri elementi e comunità disobbedienti rispetto alla dottrina e alla gerarchia della Chiesa, e, eh, adottando una procedura che nacque proprio nel XIII secolo, con lo scopo di eh, perseguire i crimini. Non personali ma pubblici, la lesa maestà umana, ma anche quella che veniva definita la lesa maestà divina, appunto l'eresia. Ebbene, e questi magistrati, dunque, tramite la fama, avevano il potere di, di eh, aprire un'indagine, quindi di chiamare dei testimoni. E di eh, avviare un processo, un processo informativo, che poi si chiudeva con un processo vero e proprio e con la combinazione di una serie di pene nel caso in cui fosse stata accertata la presenza dell'eresia. Quali erano le prove principali? La prova principale eh, nel diritto. Eh, di origine romana, che era il diritto appunto inquisitorio, era costituita eh, dalla testimonianza di due testi contestes, si diceva in latino, cioè che riferivano il, del crimine alla stessa maniera, senza divergenze, e soprattutto la confessione personale dell'imputato, dell'indiziato, che proprio allo scopo di rilasciare la confessione personale, poteva a quel punto essere sottoposto a quella che in latino si chiamava questio rigorosa chiamiamola col suo nome, la tortura. La tortura dunque era un elemento procedurale che permetteva all'Inquisizione di estorcere la confessione personale di un imputato che doveva essere sottoscritta alla cessazione del momento della tortura. È chiaro che eh, questo procedimento eh, dava vita a una serie di, eh, come dire, di, di deviazioni dal diritto che noi riterremo oggi insopportabile. E' insopportabile per la mentalità contemporanea l'idea che si possa perseguire una persona per le proprie opinioni, ma lo era anche per una parte dei teologi che discutevano fino a che punto fosse lecito per la Chiesa adottare la forza e l'intolleranza per imporre l'obbedienza alla fede. E dall'altro lato, una discussione che riguardava appunto l'ordine giuridico, se quel procedimento era il migliore. Di fatto, comunque, la procedura romana divenne quella adottata da questi magistrati ambulanti che non ebbero sede stabile se non in pochissime aree dell'Europa. Le cose cambiarono quando, cessata l'emergenza valdese, questo tribunale venne sostanzialmente disattivato nell'epoca della grande crisi dello scisma d'Occidente. Mentre nella penisola iberica per impulso stavolta dei sovrani di Castiglia e di Aragona, nel 1478 fu dato vita, con l'autorizzazione di un papa di Sisto IV della Rovere, a un nuovo tribunale dell'Inquisizione che non aveva nulla a che fare con il tribunale medievale. Era un tribunale centralizzato, dipendente dalla monarchia castigliana e aragonese, che si dotò di una corte, la cosiddetta Suprema, di un magistrato superiore, l'Inquisitore Generale di Spagna, e di una serie di distretti stabili, circa una ventina nel corso dell'età moderna, tra la Spagna continentale e le colonie dell'impero spagnolo, perché questo tribunale si mondializzò, ebbe una sede a Città del Messico, una a Lima, una a Cartagena de Indias. E, ecco, questo tribunale era qualcosa di nuovo, qualcosa di inaudito anche per certi aspetti. Perché nacque come un tribunale ecclesiastico, ma sotto la dipendenza del potere politico e non per perseguitare genericamente le siamo a una speciale forma dell'eresia, dell quella che riguardava una terra in cui fino al 1492 convivevano tre diciamo così, etnie e tre religioni, tre culture c'era la cultura cristiana che si era lentamente imposta anche su un'area vastissima della penisola iberica che fino al XIII secolo era abitata e governata dall'elemento arabo berbero, quindi da sovrani, da emiri musulmani. L'ultimo emiro musulmano a cadere fu a Granada, l'emiro dei Nasridi che venne cancellato nel 1492 in quella che è l'ultima guerra che chiuse l'epoca della Reconquista nella penisola iberica. Ebbene, ehm, la Reconquista lasciò, lasciò la presenza di musulmani che vennero costretti a convertirsi a forza nei primi anni del Cinquecento, e soprattutto lasciò all'interno della penisola iberica le comunità ebraiche, le comunità sefardite. Gli ebrei della penisola iberica hanno il nome di sefarditi. Ebbene, eh, la comunità ebraica aragonese e castigliana era, eh, sostanzialmente, insieme alla comunità schienazitica del centro-nord Europa e a quella italiana, che ha una storia a sé, la più grande comunità ebraica dell'Europa. Mentre il Regno di Francia e il Regno d'Inghilterra si erano sbarazzati degli ebrei tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, questo non era avvenuto né in Aragona né in Castiglia, dove si contavano centinaia di migliaia di ebrei. Una parte di questi ebrei erano stati costretti dalla predicazione e i battesimo forzati a convertirsi al cristianesimo, un'altra parte si era convertita spontaneamente, un'altra parte si convertì nel 1492 davanti a un ordine di espulsione che fece fuori dalla penisola iberica tutti coloro appunto che non si volevano convertire, e dunque dal 1492 in poi, nella penisola iberica, gli unici ebrei che poterono restare nella, nella Spagna unificata dal matrimonio di Isabella e Ferdinando d'Aragona erano i conversos così Venivano chiamati. Ma di questi convertiti si dubitava, si dubitava della loro retta fede, si dubitava che di nascosto praticassero l'ebraismo che rinunciassero al battesimo, compiendo oltre a un'eresia un'eresia un ancora più grave, che era l'apostasia, cioè la rinuncia al battesimo. E dunque questo istituto inquisitoriale nacque contro i convertiti: i convertiti ebrei e i convertiti islamici, di cui si diffidava dopo averli spesso costretti a un battesimo e contro cui si aprirono feroci processi e eh, feroci processi. Eh, di Inquisizione, accompagnati oltre che dalla morte, dalla confisca dei beni che l'Inquisizione spagnola applicò in maniera sistematica come pena, nonché da roghi collettivi che diventarono, come dimostra anche questa immagine che ho alle spalle, dei veri e propri momenti teatrali di rappresentazione del potere, del potere religioso, del potere ecclesiastico e del potere politico insieme, che organizzavano dei palchi in cui si presentavano i condannati vestiti con un abito infamante, il San Benito e con una, con una sorta di mitria, anch'essa infamante, la corossa. E che, e che si presentavano appunto in abito da penitenti, spesso venivano condannati a rogo, talvolta a pene minori, in ogni caso con un procedimento che poi infamava le famiglie per le generazioni successive. I San Benitos per esempio venivano appesi dopo i roghi nelle chiese della Spagna per dimostrare che alcune famiglie erano fuori dal consorzio cristiano e per i primi 40 anni di vita questo tribunale si occupò specialmente di conversus, fino agli anni 30 del 500 ebbe momenti più duri e momenti meno duri, sarebbe durato fino all'inizio del XIX secolo, se ne afflankò un secondo, anch'esso di origine politica, nel Regno portoghese, dove tra il 1536 e il 1547 venne impiantata la cosiddetta Inquisizione portoghese, che era un tribunale che imitava gli strumenti giuridici e penali dell'Inquisizione spagnola, anch'esso diretto dalla Corona, ma con un personale ecclesiastico e anch'esso esteso al Nuovo Mondo, a Goa, in India, in Africa e in Brasile. Anch'esso destinato mh, soprattutto a controllare i conversos ebrei presenti nel, sul suolo lusitano. Altra storia invece è quella dell'inquisizione diretta dai papi che venne riorganizzata nel 1542 con una bolla di Paolo III, la bolla Lice Tabinizio, e che diede vita a un'inquisizione concentrata particolarmente sul suolo italiano, sul suolo italiano e soprattutto sul suolo del centro nord Italia, perché questo tribunale nacque appunto da una figura, quella di Paolo III, l'uomo che indisse il Concilio di Trento, che si aprì appena tre anni dopo la fondazione dell'Inquisizione romana, che aveva come scopo quello di controllare non tanto le comunità ebraiche, furono controllate anche le comunità ebraiche a partire dal Seicento, e in Italia non c'erano stati episodi di battesimi forzati, ma Specialmente addetto questo tribunale appunto al controllo della diffusione dell'eresia protestante sul suolo italiano, perché l'eresia protestante si diffuse in Italia dagli anni 30 agli anni 40 del 500 e venne stroncata da una serie di inquisitori, soprattutto da eh, Gian Pietro Carafa e da Michele Ghislieri, che diventarono poi papi grazie alla loro opera di inquisitori: con il nome il primo di Paolo IV, il secondo di Paolo V, il primo negli anni 50, il secondo negli anni 60 del 500. E che costituirono una struttura anch'essa centralizzata in una congregazione cardinalizia, a cui se ne affiancò una seconda, la congregazione dell'indice, addetta al controllo dei libri dagli anni 70 e del 500 in poi, e che costruì anche in Italia dei distretti lasciati in mano agli ordini mendicanti, una rete, un reticolo di distretti nelle più importanti città del centro nord Italia, che cancellarono la presenza della disobbedienza protestante in Italia già all'altezza degli anni 70 e del 500. Questo tribunale ovviamente sopravvisse alle emergenza ereticale e divenne una magistratura diciamo, specializzata nel, nel forzare eh, le anime, i corpi ad essere cattolici fino in fondo, il che voleva dire sradicare le superstizioni, sradicare le sessualità non conformi al mondo cattolico, controllare la criminalità stessa del clero, eh, occuparsi appunto del controllo dell'insegnamento dell teologico, ma anche della, eh, della, della diffusione appunto dei libri Nonché del pensiero scientifico, ricordiamoci l'importanza che ebbe soprattutto il secondo processo a Galileo negli anni 30, nel chiudere una stagione per l'Italia molto importante, che è quella diciamo, di una libertà della cultura che aveva caratterizzato il mondo italiano dall'età dell'umanesimo fino a, a quella che furono i, gli esordi di una rivoluzione scientifica che, in qualche modo, sul suolo italiano si chiuse anche per, per via del controllo inquisitoriale e che non si sarebbe riaperta, fino a una stagione, quella del Settecento, in cui anche in Italia i tribunali dell'Inquisizione vennero presi di mira dalla cultura illuminata. Che a gran voce in tutta l'Europa chiedeva l'abolizione dei tribunali, come vi dicevo in Spagna sarebbero stati aboliti però con, con dei procedimenti molto complicati soltanto all'inizio dell'Ottocento, mentre in Italia, proprio perché il Papato doveva appoggiarsi al reticolo dei poteri politici di questo paese, i tribunali dell'Inquisizione sparirono tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del Settecento per sopravvivere solo su, su, nello Stato Pontificio fino alla breccia di Porta Pia, che è il momento dell'unificazione dell'Italia. Grazie.